Da oggi a Napoli, in Vicoletto Belle Donne a Chiaia, c'è una targa che ricorda Luciano De Crescenzo, il poliedrico scrittore e regista scomparso un anno fa. Un'idea dell'amico di una vita, Renato Ricci, accettata dal comune e incisa su marmo dai maestri Battimelli, che hanno donato la lastra alla famiglia. Nei giorni scorsi, in occasione del primo anniversario dalla morte di Luciano De Crescenzo, è stato realizzato un murale ai quartieri spagnoli e da ottobre il comune gli intitolerà una strada. Come si può vedere, c'è una continuità nel ricordo per dare forza a un legame senza tempo che c'è tra la città di Napoli e Luciano De Crescenzo. Oggi questa targa voluta insieme alla famiglia e poi a ottobre l'intitolazione della strada con non poche resistenze, perché come tutti sanno c'è il limite di 10 anni, però in alcuni casi dalla morte, in alcuni casi ci può essere l'eccezione con Luciano De Crescenzo, come è stato anche per altri che hanno un legame fortissimo con la nostra città, è giusto anche poter derogare. Poi mai come di questi tempi in cui c'è bisogno di ispirazioni, la napoletanità che ha caratterizzato la filosofia del pensiero di De Crescenzo è molto forte. C'è Napoli come ultima speranza dell'umanità, cioè significa città che ha in sé, nel suo corpo, quella capacità di resilienza senza limiti, città ispiratrice per tutte le persone che vogliono avere una strada da percorrere. È l'ennesima dimostrazione di affetto di questa città, che già da un anno fa, quando c'è stato il funerale, pure veramente è stata una città che mi ha proprio avvolto, dato coraggio. Penso che grazie alla città di Napoli io porto con me un ricordo bello anche del funerale di mio padre, che è comunque stato il giorno più brutto della mia vita.